Questo è importante, quello di Arrighini lo avete strappato alla concorrenza di varie squadre, tra cui il Livorno. Ieri addirittura si era parlato anche della Salernitana. Sì, ma l'accordo era già stato fatto qualche giorno fa, quando ci fu la dichiarazione di mio padre, più o meno, che aveva anticipato questa operazione di mercato. E l'accordo era tutto, c'era solo da organizzarci per incontrare qui sia il Pontedera sia naturalmente il ragazzo per chiudere la trattativa. Un accordo triennale, direttore? L'accordo è quadriennale, quindi abbiamo appena firmato il tutto. Perché avete deciso di puntare con il Perché studiando con il mister gli attaccanti, per il mister era una prima scelta, quindi la società ha fatto un ulteriore sforzo acquistando il cartellino dal Pontedera e venire incontro anche sia alle esigenze del mister e naturalmente alle esigenze della società, cercando di patrimonializzare un calciatore che finalmente è un attaccante di questo rango, finalmente di proprietà, e cercare quindi di migliorare, come abbiamo detto, quanto di buono abbiamo fatto la scorsa stagione. Senti, un grosso investimento e anche una prova di forza della Villa che l'ha strappata alla concorrenza pare al Torino, no? Noi ci danno sempre come piccola società, però noi piano piano stiamo crescendo, stiamo migliorando e stiamo con il lavoro dimostreremo come sempre con lo staff tecnico che per me, lo ripeto, è secondo me il migliore staff tecnico che abbiamo in Serie B e abbiamo un grandissimo direttore che era già da dicembre che mi parlava di Arrighini, quindi prima ancora che completava il mercato così come poi dopo l'ha chiuso e c'erano contatti già da dicembre quindi con il procuratore e con la società. Il direttore del reparto attaccante non è chiuso? Valuteremo nei prossimi giorni appena rientra il direttore e il mister dalle giuste ferie che si stanno godendo e valuteremo il da farsi. Arrighini un acquisto sul modello Kalabinov? Sul modello Kalabinov no, perché purtroppo Kalabinov era un prestito secco, mentre adesso il calciatore è totalmente di proprietà nostra. E Arrighini può fare, fatto benissimo come prima punta, ma può fare anche la seconda. Io nei suoi movimenti, l'ho detto prima, ragazzo, ricordo tanto il Mancosu del Trapani, quindi speriamo di aver scelto bene, ma siamo convinti che potrà fare bene con noi. Il problema principale non è tanto legato all'Avellino, ma è legato, penso, a problemi contrattuali tra il calciatore e l'Atalanta. Noi siamo in attesa, tanto il centrocampo è il reparto dove possiamo anche aspettare un poco, quindi valuteremo nei prossimi giorni. Eli e Zito, stava chiamando il procuratore di Zito poco fa, quindi non ho avuto ancora modo di sentirlo, però penso che l'accordo ormai è raggiunto, c'è da limare qualcosina, ma penso che non ci siano problemi. Va bene, un benvenuto ad Avellino, glielo possiamo fare? Assolutamente, come no. Contentissimo, insomma, una società che punta sui giovani, un pubblico che fa paura, che quasi da Serie A, anzi da Serie A, quindi sono orgoglioso di aver firmato per l'Avellino e farò di tutto per onorare questa maglia al meglio. Emozionato, conosce il Partenio Lombardi, la storia di questo club? Molto, molto emozionato, io vengo dalla Lega Pro, quindi già trovare questo ambiente mi riempie di emozione e di orgoglio, quindi sono molto felice. Andrea, di che progetto ti hanno parlato? Un progetto ambizioso, insomma, puntare sui giovani, puntare a far bene e cercare, insomma, di poter fare il salto fra qualche anno, insomma. Quale calciatore ti fa? Sono un attaccante, ho fatto la punta centrale in questi 2 anni, però non sono un attaccante statico, mi piace attaccare gli spazi e mi piace molto l'uno contro uno, quindi non do punti di riferimento. Sulle sue tracce c'era anche il Livorno, però per un Pisano andare a Livorno non è tanto l'ideale. No, per un Pisano a Livorno insomma non è proprio l'ideale. E c'era la concorrenza di altre 2 società, però insomma per me l'Avellino è stata una priorità. Va bene così? Grazie. Beppi. Solo che Daniele Miceli